Aperto i battenti a Teramo l'ufficio Yacht Informazione e Accoglienza Turistica, situato in via Carducci numero 17 al piano terra del Palazzo della Biblioteca Delfico. L'obiettivo della struttura sarà quello di diventare un punto di riferimento per turisti e cittadini, promuovendo e valorizzando il territorio locale sotto vari aspetti: storico, culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico. Noi come regione stiamo promuovendo tanto la nostra regione, è evidente che poi la palla passa alle realtà locali perché noi abbiamo il compito di rendere visibile l'Abruzzo. Io quando ho iniziato la mia avventura come assessore al turismo ho sempre detto che l'Abruzzo era uno dei segreti meglio custoditi al mondo, oggi lo è un po' di meno, poi è evidente che però i turisti che riusciamo a portare sulla nostra regione hanno bisogno di servizi qualificati, di informazioni giuste, di personale idoneo e devo dire che qui a Teramo, insomma, è nata una bella realtà che permetterà a tutti i turisti che vorranno visitare la città e visitare il suo immenso patrimonio storico-culturale di avere persone all'altezza che li sanno guidare. Lo Yacht si occuperà della gestione di eventi, attività, tour e proposte commerciali di destinazione e di prodotto. La gestione dell'ufficio è stata affidata alla DMC Adriatica, società che si occuperà di fornire informazioni dettagliate sul territorio, promuovere le attività culturali e guidare i visitatori alla scoperta delle bellezze locali. L'obiettivo è quello di trasformare il centro informazioni in un vero e proprio hub dei servizi turistici. Grazie ai fondi europei, il Consorzio Punto Europa ha finanziato l'allestimento completo degli arredi, l'installazione di dispositivi hardware avanzati e la progettazione di un sofisticato software di navigazione. È stato finanziato, abbiamo vinto un Interreg Italia-Croazia, quindi i fondi europei che servono per promuovere l'Abruzzo, risorse fresche e soprattutto la tecnologia applicata alla promozione, che è la cosa che più conta perché l'Abruzzo è bello e va fatto conoscere. Il turismo cambia, cerca nuove mete, nuove sensibilità, nuove esperienze. L'Abruzzo ha tutte queste caratteristiche, rinnovando sicuramente i servizi, ma facendo sempre scoprire dei luoghi nuovi, affascinanti, accoglienti e che noi dobbiamo promuovere sempre al meglio.